La sentite l'estate? Fa caldo, fa caldo. Quando fa caldo, che ci mangiamo la sera, belle, con quel profumo che si comincia a sentire? La griglia, il barbecue. E chi non ha il barbecue? No, si attacca, non si attacca. Userà il forno. Quindi oggi facciamo le alette, ma le facciamo in due metodi. Uno per me e uno per Mariuccio. Quello per me è bello piccantino, perché c'è dentro yogurt, peperoncino, cipolla, aglio, succo di limone e paprika. Poi, invece, quello per Mariuccio, che c'è? Ci sono le erbette, che a lui piacciono, il rosmarino, la salvia, un po' di aglio e olio extravergine. Stop. Poi, due contorni, che fai? Ne fai? Ci mancano i contorni? No. Friggitelli, fatti sempre al barbecue. Pomodoro. E poi la cipolla fresca e le zucchine. Ma stalette. La rete dove stanno? Eccole qua. Ci tengo a. Ho tenuto la carta per farvi vedere dove le ho comprate. San Bartolomeo, questo qua è un allevamento che sta a Roma. So bravi, perché è buono il pollo. Allora che faccio? Coltello da sosso, eccolo qui. Può capitare che c'è la piumetta sulle alette. E voi che fate? O la bruciate o con la pinzetta gliela levate, come le sopracciglia, vedete come fate, così. Allora, guardate, senza rompere ossa, senza rovinare il coltello, vado proprio nel punto dove, vedete qui, dove si lega osso con osso, vado qua e taglio. Allora, questo pollo mi piace, soprattutto come gusto, come consistenza delle carni, e poi è un pollo che vive il doppio dei normali polli, quindi è un pollo che non è pompato, vivono all'aperto, stanno tanto bene, tranquilli. Ognuno di loro ha 10 metri quadrati di 10-15 metri quadrati di terra e quindi stanno bene, lo sai, camminano come scorrono. Incominciamo. Allora, divido un po' per Mario, poche. Ma qualcuno di voi si sta domandando: ma quando la dobbiamo fare sta marinatura? Quanto tempo prima? Più tempo sta e meglio è. Quindi io consiglierei, se proprio siete in gamba, il giorno prima, è la cosa migliore. Allora, facciamo quelle prima a Mariuccio. Quindi metto salvia, rosmarino, bella abbondante, sale, sì, poco, ma so, io lo metto. Poi l'aglio non ce lo metto, che non è figlio mio se mangia l'aglio. Ce lo metto, come se ce lo metto? Lo taglio a metà, così si deve profumare l'olio e qua. Non scherziamo, ragazzi, non si scherza. C'ho l'olio d'amichetto mio, le trebbiane di Giorgio Franci. Grazie Giorgio, vado così, un goccetto d'olio buono fresco. Ah, vai. Vado con l'altro, metto lo yogurt. Io amo il greco, purtroppo. Mi piace tanto. Poi, cipolla. Tagliamo così. Perché qua poi ci vuole il vino fresco, ghiacciato. Il basilico. Poi peperoncino, peperoncino, dai, gli devo da sotto, con tutti i semi, così è bello piccante. Tanto questo qui, lo sapete, è un peperoncino che assomiglia molto di più a un peperone che al peperoncino, perché è dolce, leggermente piccante. E poi io non metto la paprika piccante, metto la paprika dolce, perché delle volte la paprika, quella piccante, ha un gusto che a me non piace, invece la dolce sì. Questo poi è un souvenir di Israele, l'ho comprata a Tel Aviv, questa paprika. Vedete la scritta? Guardate che bello, che spettacolo, ragazzi, che colori. E mi taglio le verdure, quindi pomodori tipo San Marzani, tagliati a metà, li faccio sulla griglia o in forno, la stessa identica cosa, ragazzi, certo, la griglia c'ha un altro sapore, eh. Poi la cipolla la faccio così in tre parti, così si cuoce meglio. Zucchine, allora o mandolina o coltello buono o Max. Nel senso, o se deve tagliare. Allora faccio così, non troppo sottili. Poi i friggitelli interi così. Ho tutto pronto per fare il barbecue, il contorno. Adesso per quello di Mario vado con la buccia, con la scorza del limone. Bello, che rinfresca, sgrassa e giro così e facciamo belli insapori tutto quanto. Bello, mamma mia. Qui aggiungo invece il succo di limone. Che profumo sti limoni. Vai, vai così. Tra
tra lo yogurt e il limone facilita molto la marinatura. Adesso con queste sante mani, bello, ah, meraviglioso. Adesso quanto tempo lo lasciamo? Allora, vi dico la verità, adesso sono le 4 di pomeriggio, noi mangeremo verso le 8 di sera, anche 19.30, 3 ore e mezzo sufficienti, se avete più tempo anche una notte intera, e coperte con pellicola, coperte con pellicola e in frigo. Ci vediamo più tardi quando andiamo in cottura, un bacio. Quanto tempo è passato? Sono passate 4 ore addirittura, guardate qua, vedete il pollo, l'aspetto del pollo è cambiato, è più chiaro, un pochino si è cotto, diciamo. Poi guardate qui, questo è quello con lo yogurt e la paprika. Adesso barbecue bello acceso, bello forte, comincio a mettere il pollo con la fiamma bella diretta, quindi che vuol dire? Che abbiamo il massimo della potenza, così facciamo tutto bello, lo rosoliamo bene forte e poi dopo abbassiamo la temperatura, prima lo sigilliamo tutto intorno e poi abbassiamo la temperatura. Metto pure le erbe aromatiche su, che faccio? La stessa cosa faccio con la marinata del pollo, la paprika e yogurt. Al centro metto un po' di verdura. Adesso che faccio? Chiudo, quindi avremo un effetto forno, perché vedete qui si alza la temperatura di più, perché non va via la temperatura, il fuoco, la fiamma, quindi abbasso leggermente il gas e aspettiamo almeno 5 minuti per girarlo. Eccoci qua, piano piano, sicuramente queste qui saranno già più colorite, vedete? Eccole qua, bella, con la bella crosticina, bella, croccante, giro tutte. Aspettiamo quanto? Almeno 10 minuti. Siamo pronti, guardate qua. Allora, le più belle scrocchiarelle sono per Camera Woman, ok? Poi ci sarà pure per Mario. Senti la musichetta, vai. Guarda che bella, così. Allo yogurt e paprika, così. Un po' di sale, poco sulle verdure, un po' d'olio del Giorgio Franci, le trebbiane e questo sono le nostre alette. Ma assaggiamola, però non è finita qua. Guarda qua che mi è venuta una bontà. Questa carne di pollo è buonissima. La seconda. Questa è da birra, squisite tutte e due, vedete come potete fare. Io bevo un po' di vino. Oh, e cominciamo a accendersi a barbecue. Dai, fuoco e tante alette di pollo, tanto costano pure poco. Buon appetito. Che bontà. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perdete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti, e poi i like. Oh, e dopo se la mostra questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.